ragazzi e bentornati! Oggi andremo a vedere lo spettro silenziato al 130 full perk. Ce l'ho dall'anno scorso questa arma, ce l'ho al 130 da un bel po', ma ancora l'ho tenuta con le perk originali. Quindi andiamo a cambiargliele e sono veramente veramente curioso. Ho visto che tutti parlano bene di quest'arma. Io come al solito non l'ho provata tanto full perk, anzi forse non l'ho proprio mai provata. Quindi che facciamo? La portiamo full perk, ci creiamo la build e andiamo subito a provarla. Allora ecco, abbiamo portato le perk tutte full perk oro e visto che abbiamo un livello critico andiamo a combinare il livello critico con i danni critici. Innanzitutto raga, guardate, voi potete scegliere se la dimensione del caricatore o la velocità di ricarica. Quest'arma di base ha una ricarica di 2,0 secondi, però ha la dimensione del caricatore solo di 30 colpi. Io ho preferito mettergli, stranamente rispetto al mio solito, la dimensione del caricatore, che ce l'aumenta del 75%. In più, con Spitfire Commando andremo ad aumentarlo ulteriormente. Quindi noi adesso ci prepariamo la build e andiamo in missione a provarla. Allora, visto che abbiamo comunque l'arma di fuoco, io direi di andarla a provare in una zona di natura. Come vedete abbiamo questa categoria 4, per ora al 100. Allora, eccoci qua. Innanzitutto ci tengo a dirvi che il mio spettro silenziato, come vedete, è anche la perk di tormento. Ed è di fuoco, come avete visto. Penso proprio che lo porterò ad energia più avanti nel tempo. Per il momento penso proprio di no. Quindi, allora, abbiamo detto che ovviamente le armi di fuoco, raga, lo sapete meglio di me, contro gli zombie di tipo natura, quindi questi qua che ho davanti, hanno il danno leggermente aumentato. Mi piace un sacco, sia come spara, sia come tiene l'arma, bella piccola, non invadente. Sia il danno che fa, il danno per secondo mi piace un casino. E mi piace anche il fatto che comunque è silenziata. Cioè io posso benissimo sparare a quegli zombie lì e gli altri, guardate, che restano a dormire. Questa è una cosa molto positiva, specialmente su Salva il Mondo, perché sappiamo molte volte ci sono casse circondate da zombie e magari voglio farli fuori tutti senza che mi sgammino, no? Capite il concetto? Abbiamo quindi o lo spettro silenziato da poter usare o la Whisper. Poi che mi vengono in mente sicuramente ci sono anche altre armi silenziate, però io mi riferisco all'evento che abbiamo in corso adesso, no? È un'ottima, ottima arma. Certo, adesso andiamo a cercarci qualche big della nebbia perché sennò non riusciamo a capire. Uno. Ricarico. Vedete, la ricarica è abbastanza veloce comunque. Non abbiamo bisogno di andarli a mettere perk sulla velocità di ricarica. Certo, poi quella è una vostra scelta, raga, Io mi sono sentito di optare per questa opzione perché, come vedete, cioè, sono 2 secondi di ricarica. Non è che mi cambia la vita aumentarmi la velocità di ricarica. Più che altro il caricatore, almeno da 50, da 30 colpi che avevamo, siamo arrivati a 61. No, forse ne avevo pure meno da originale quest'arma. Non mi ricordo. Eccolo qua, raga, finalmente. Non vi dico quanto l'ho cercato perché veramente sono stato in ballo un bel po' di tempo per cercare sto smasher. Allora, vieni qua, girati. Io ti lancio pure il campo lento. Mamma, mezzo caricatore, raga. Mezzo caricatore. Sì, lui era di natura, l'arma è di fuoco, quindi il danno è esagerato. Però mezzo caricatore di spettro silenziato e lo Smasher non ha potuto neanche caricarmi una seconda volta. Mi dispiace Smasher, sarà per la prossima. Abbiamo uno Smasher al 140 qui e così possiamo veramente provare l'arma. Perché dico provare veramente? Perché abbiamo modo di capire la sua vera effettività, il suo vero danno, il suo vero utilizzo, diciamo, no? Aspettate che mi libero di sti piccoletti. Allora, Smasher, a noi due, campo lento. Girati. Allora, un caricatore gli ha tolto quasi tutto, raga. Quasi tutto. E per me, nonostante siano armi silenziate, questa sia la Whisper, sono delle ottime armi, raga. Hanno un danno veramente, veramente esagerato. Adesso proveremo a rifarci caso con un altro Smasher, se lo trovo. Vabbè, neanche senza farlo apposta, raga. Allora, questa volta non ho ancora il campo lento carico, perciò via.
caricato. Più o meno sempre gli stessi colpi ci vogliono. Un caricatore meno di mezzo caricatore dell'altra. Comunque i colpi li spara veramente, veramente veloci. Quindi capite che è abbastanza semplice tirare giù gli smasher, a parer mio. E potete anche optare per la velocità di ricarica. Ecco, visto come si stanno evolvendo le situazioni, secondo me anche la velocità di ricarica è un'ottima perk su quest'arma. Poi, che dire, potete benissimo optare per togliere una perk di danno e fare sia velocità di ricarica che dimensione di caricatore. Però non ve lo consiglio, in quanto andare a togliere una perk di danno andrà molto ad influire sull'arma stessa. Per esempio, potete farla danni, oppure fare come me, che essenzialmente li mettete il danno critico, però se mettete il danno critico dovete sempre combinarla con il livello critico. Ecco, io sono un fan del danno critico e del livello critico perché ovviamente sulla carta il danno critico è più maggiore del danno. E non sto dicendo che il danno a lungo andare è peggio del danno critico, però sulla carta il danno critico è maggiore rispetto al danno. Ecco perché io opto sempre per quell'opzione. In più abbiamo anche gli eroi che ci potenziano tanto, tanto il danno critico delle armi, ecco. Beh raga, che dire, secondo me è un'ottima arma, io penso di tenermela full perk, sapevo già che era un'ottima arma sinceramente, non me la sono mai alzata perché non avevo la possibilità di usare così tante risorse, ora ce le ho e in più posso farlo anche per mostrarvelo a voi, ecco perché l'ho fatto. Quindi io vi chiedo solamente di lasciarmi un bel like sotto a questo video per farmi capire come al solito se è stato di vostro gradimento. Vi ringrazio di tutto il supporto che mi state dando in questi giorni raga. Molto molto presto arriveranno le live, così vi ringrazierò tutti. Noi, che dire, ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella! Yeah.